provincia, probabilmente. Una sala radiologica digitale, quindi di ultimissima generazione. Abbiamo due ecografi, uno regalato, donato da lei e uno donato dalla Nato, per di primissima fascia che possa far fronte immediatamente alle emergenze ecografiche, alle emergenze diagnostiche. Una mammografia con tomosintesi, dove il dottor Ricci, il professor Ricci della Bristol Myers Squibb di Latina, insieme a tutta la DIRT, a tutti quelli che stanno convogliando, che stanno coinvolgendo, ci stanno facendo un pochetto da promotori per il raccolto delle risorse, quindi riusciremo ad acquistare anche una mammografia con tomosintesi di ultima generazione, che sapete è molto importante per far fronte a tutta una serie di diagnosi. Quindi, nell'immaginazione, nel sogno, e sta diventando realtà un qualcosa che probabilmente fino a qualche mese fa non ci saremmo mai immaginati. Quindi un momento di criticità, di negatività, che è quello del Covid, quindi una criticità è diventata un'opportunità per il Golfo di Gaeta. Quindi io veramente devo ringraziare con forza lei, perché non avevo un obbligo di voler partecipare. E nonostante le criticità temporali, che poi magari la dottoressa Marino ci spiegherà, ovviamente hanno voluto esserci. Quando chiamai Sallusti, il direttore, mi disse: sindaco, stiamo facendo di tutto, le garantisco che noi faremo di tutto per partecipare a questa iniziativa. E quindi oggi, dall'altro, una giornata dove vede il contagio aumentare, dove vede un po' il ritorno, anche se in maniera diversa, diciamolo, la preoccupazione è tanta, l'attenzione deve essere tanta, ma la situazione rispetto al mese di marzo e aprile è completamente diversa. Perché allora, quando c'erano circa 3.000 ovviamente contagiati, oggi siamo a 2,5, 2,6, 2,8, oscilliamo su queste cifre, c'erano praticamente quasi tutte esaurite le sale di terapia intensiva. Noi ricordiamoci che siamo arrivati a un picco di 4.074-76 posti di terapia intensiva occupati. Ora siamo a 303, quindi la distanza è notevole. Questo non vuol dire che dobbiamo rilassarci, dobbiamo mantenere alta l'attenzione, ma questo vuol dire che il Covid si è trasformato, è diventato, la maggior parte sono asintomatici, sono curati a casa, pochissimi in ospedale e ancora di più meno in terapia intensiva. Ma questo non vuol dire abbassare la guardia, vuol dire stare attenti, vuol dire conoscere questo fenomeno. Io dico sempre che le criticità non vanno affrontate nell'emergenza, vanno governate. O perché c'è una criticità, a marzo non abbiamo saputo governare perché non la conoscevamo, oggi la conosce e quindi la dobbiamo saper governare bene. E il governo della criticità rappresenta un valore aggiunto. Oggi come lo stiamo governando? Con tutte le misure che sta mettendo in campo l'ASL, che ringrazio il direttore Antonio Graziano a nome per conto di tutta la direzione provinciale dell'ASL, attraverso il centro di diagnostica, attraverso delle misure, quindi delle misure preventive da parte del governo nazionale, regionale o locale, e quindi sono tante componenti. Il pericolo non è il passato, il pericolo ci sarà, c'è, ma dobbiamo imparare a convivere col virus. Imparato che effettivamente serviva, abbiamo individuato con il supporto di tutta la struttura, anche ringrazio in questo la ASL, il dottor Graziano e tutta la struttura dell'ASL nell'aiutarci ad individuare cosa potesse servire maggiormente. L'aneddoto a cui faceva riferimento il sindaco, che gli ho raccontato poco fa, noi tutti sappiamo che la fortuna fa 50% della vita, mai come in questo caso. Perché? Perché la richiesta del comune di Gaeta ci arriva la sera prima che fosse portato in CDA l'elenco delle iniziative in Italia e dall'estero che sono state presentate al CDA per l'approvazione del budget. E Gaeta non aveva ancora fino a quel momento segnalato un'esigenza, quindi nottetempo con i colleghi delle strutture coinvolte abbiamo fatto in modo di analizzare la richiesta, valutarla positivamente e quindi inserirla in budget e portarla insieme alle altre al Consiglio.
Questo piccolo aneddoto solo per dire che a volte, diciamo, sicuramente in aziende grandi come la nostra ci sono iter autorizzativi strutturati, erano comunque 35 milioni di euro che l'azienda metteva sul tavolo, peraltro in un momento che anche su Eni si sta in qualche modo dimostrando difficile. L'Eni per la prima volta dopo tanti anni ha chiuso una semestrale in grave, con un risultato gravemente negativo, il Brent che è sceso giù in maniera vertiginosa, le vendite, pensate, le vendite di prodotti petroliferi durante il lockdown a livello mondiale si sono paralizzate, quindi un momento difficile, ma Eni ha voluto esserci. E quindi sicuramente vaglio, analisi, controllo, ma ci siamo stati e lo abbiamo fatto con grande, grande convinzione. Quindi devo dire, quello che voglio rimarcare è che non è soltanto un voler essere vicini perché siamo presenti a rete da un punto di vista del tessuto industriale, ma perché siamo stati convinti dal fatto che il sindaco chiedeva un aiuto per un'iniziativa veramente pregevole e quindi ci è sembrato giusto essere qui e sostenerla in ogni modo, anche tramite la nostra testimonianza oggi a sostegno dell'iniziativa.